C'è 105 mica, metti a palla 105, fai sentire che ci sei. Tu ci sei. C'è 105 mi casa. C'è 105 in casa, sono venuti a trovarci degli amici Ax e Fedez. Ciao ragazzi. Buongiorno. Ciao, intanto avete, intanto avete fatto bene a venirmi a trovare, perché comunque io sto dando molto alla causa. Da una decina di giorni canticchio una sola canzone. Cioè siete entrati che è quella di Alvaro Soler. Che è quella di Alvaro Soler, Sofia. Ovviamente. Anche noi siamo infatti qui a promuovere Sofia di Alvaro Soler. Allora, succede che quando non sei tu il compositore, no, della canzone, dopo un po' dici dai basta, ma fammelo uscire dalla testa sto ritornello. Pensa quando sei il compositore della canzone. Nel caso vostro come funziona? Che ti rompe le palle praticamente ancora prima che esce il pezzo. Stiamo parlando di Vorrei ma non posso, io così, ovviamente. La presento così, io, ma ti giuro, la presento quando la facciamo live. Il pezzo che ha rotto il cazzo dopo una settimana, eccolo qui, Vorrei ma non posso. Perché una volta, sai, quando ero più piccolo, no, mi è capitato di fare dei tormentoni, sì, e poi di prendermela, no, quando qualcuno diceva oh basta, ha rotto il cazzo, sì, no? Ma dopo l'esperienza dell'anno scorso di Maria Salvador, sono il primo a dire no. Soprattutto perché noi prima che uscisse l'abbiamo sentita per un buon mese. Ti dico, il pazzo, certo. Poi il pazzo qui di fronte a me ha fatto 24 ma che versioni, 37 no, versioni di mix. Sì, a un certo, cioè, punto, perché alla, Fede? Perché io sono meticoloso e deve, allora, suonare io bene. Verso lui la, alla 15, alla 15 ho detto fate voi. A me già andava bene la versione 2. Cioè alla 34 ho detto fermi. Tutti, essere meticolosi fa bene. E so che tra l'altro entrambi lo siete, ma 37 versioni, ma perché è c'era patologico. Ma non è patologico, uno deve seguire. Adesso detta così può sembrare patologica, però nel dettaglio un po' forse lo era, diciamo. Comunque dopo 37 versioni esce questa canzone che quindi avete ampiamente metabolizzato prima. Esatto. E da subito diventa un mega successo, ma istantaneo. Sì, nella mia storia non ho mai visto una roba del genere. Neanch'io, e un po' ti spaventa, devo dire. Perché, perché c'è anche il detto, no? Partenza a razzo, finisce a cazzo. Non lo sapevo, ma funziona, no? Può funzionare. No, grande successo poi delle radio, la canzone si sente dappertutto, si guardano le visualizzazioni del videoclip. È un dato ancora più incredibile, perché ogni giorno 1 milione di persone circa, sì, guardano il video. Incredibile. Tanto che cominciano a piovere le prime accuse di esserci comprati le views. Quando certo, non ti puoi spiegare una cosa. Certo. Infatti io volevo chiedervi quanto costano. Ma sai che non lo so, quanto costeranno 12 milioni? Allora, io non credo che poi da un po' di tempo che sta cosa non si fa più. Si può fare. In realtà io ci sono passato da scandali in cui mi accusarono di comprare visualizzazioni. È vero che te già mi sono fatto un calvario underground, sì, rap incredibile. E poi tolsero i video a tutti, a video di multinazionali, a praticamente tutti, Sony, Universal e Warner. Levarono tutti i video con le visualizzazioni comprate e non i miei, quindi il danno è stato fatto ad altri. E da quello che so io le compri, ma poi ti sgamano e ti tolgono il video. E ovviamente in molti chiedono, ok, vorrei ma non posto, l'estate che probabilmente, tocchiamoci tutti, ma vivrete da grandi protagonisti, che cosa succede? Anticipa un disco? Che tipo di genesi ha? Quando uscirà? Come componete? Siete già nella composizione? Abbiamo più o meno chiuso quasi tutti i concept e tutte le produzioni l'abbiamo scritto al 70%, sì, diciamo, 50 facciamo. Facciamo dai, 50 tenendo conto dei 37 mix, esatto, che poi si faranno, esatto, per ogni pezzo. Però questo non è il singolo che anticipa l'album, questo è il singolo che anticipa il singolo che anticipa l'album. Esatto, questa mi piace. Esatto. Questa quindi mi piace. È un'apripista dell'apripista, sostanzialmente. Certo che se l'apripista funziona così, insomma, ci sono buone attese. Ricordati questo sempre, disco. Partenza razzo, può finire cazzo. Esatto. Quindi teniamo sempre le mani al giusto posto. Mettiamo il mantra tutti i giorni. No, il disco in teoria, possiamo dirlo, esce a gennaio 2017. Tra le cose che avete deciso di questo album, che uscirà comunque fra un bel po', abbiamo detto a gennaio del prossimo anno, ci sono delle cose
già fissate, tipo il titolo, non vi sto chiedendo di dirlo, no, ma è già fissato. Ci credi? No. La cosa meno fissata è quella. Sì, ogni tanto ci scriviamo alle 3 di notte, oh, senti questo, questo qua, no. Ma il titolo di un album, secondo me, è la cosa più difficile da trovare. È difficile, certo. E infatti io solitamente scelgo sempre dei titoli di merda per i miei dischi. Solitamente devi trovare una parola corta, che è un claim corto che ti entra in testa. No, io ho sempre fatto titoli lunghissimi. Pensavo una cosa, che le vostre due carriere, dal punto di vista di titoli album, esprimono concetti diversi. Sì, Fedez è più difficile, i titoli sono più lunghi, sono un po' più da spiegare. No, però tu sei un po' più dritto. Era populista. Sì, però non era immediato populista, dai. Io ho avuto la sfiga di farne due, veramente, che mi stringo la mano da solo, mi do la pacchetta sulla spalla. Sì. Due titoli. Uno è Domani smetto. È il bello d'essere brutti. È il bello d'essere brutti. E penso che il bello d'essere brutti non lo potrò mai superare, come, perché per qualche ragione, e c'entra anche il culo, da quando esiste la lingua italiana nessuno ha mai intitolato nulla il bello d'essere brutti. Io sono il primo, è vero, ad aver registrato un'opera che si intitola Il bello d'essere brutti. Questo è incredibile, incredibile, è incredibile che nessuno ci abbia mai pensato. Senti che modestia. No, ma è vero, no, è vero. No, perché sono andato su Google, cioè disperato, ho detto qualcuno l'avrà fatto prima di me. Non è possibile. È come una di quelle cose che sono sotto gli occhi di tutti e che nessuno vede, no? Hai avuto solo, non è intelligenza, è solo la fortuna, è il momento, è la fortuna di coglierlo per primo. Sì. No, per adesso non ce l'abbiamo. Abbiamo sparato due o tre titoli, ma non ci piacciono. Non ci piacciono. Ce n'avevo uno, com'era? La prima amnesia non si scorda mai, ma non, dai, aveva ma non aveva senso. La prima amnesia non si scorda mai. Sì, ma non aveva senso, faceva solo ridere. Ragazzi, questo singolo fa l'estate, vuol dire che poi ne arriva uno ufficiale a settembre-ottobre? No, dopo. No, secondo me dicembre, sparo. Okay. Vediamo. Comunque fosse per me e per come vedo il disco, può darsi che ci sarà. Questo è il pre-singolo, poi c'è il pre del pre, sì, e poi no, il pre. No, io invece mi metto in mezzo di no. Io voglio vorrei fare anche i singoli, ragazzi, street come una volta. Io vorrei stare con voi da qui all'uscita del sì, disco, tu per ridi, vedere tutti i momenti. Tu ridi, no, tu abbiamo ridi già deciso che per la prima volta deleghiamo i singoli, nel senso, noi facciamo il disco e poi chi lavora con noi sceglierà i singoli, perché sennò io dovevo finire che litighiamo. Sì, sì, sì. C'è un file che io ci tengo a far ascoltare in modo particolare a Dax, prego. Ne è rimasta solo una canzone nel mio corazon. Le vacanze le farò in Giamaica dalla mia Maria Bella. Ecco, questo è il punto. Al di là del successo che tutti conosciamo, c'è un voto pannella. E io so che tu sei stato molto legato al... Sì, ci siamo incontrati all'uomo un paio di volte, esatto. Diciamo che per me pannella ha sempre rappresentato la libertà di poter difendere le idee e i diritti all'interno di un sistema. Quindi in certi momenti sono stato più o meno d'accordo con quello che lui promuoveva, sì, o disperatamente tentava di accendere un riflettore. Esatto, però ho sempre amato il modo in cui l'ha fatto e la sua spinta, la sua mettere la sua vita dopo i suoi ideali, perché ha sempre fatto così, ha messo sempre la sua vita a rischio per qualcosa in cui credeva. Mi piaceva molto che fossero le tue parole a ricordarlo, giusto per così fare un ponte, un link sulla politica. Invece noto che Salvini è sempre molto tuo amico. Salvini, ragazzi, ha fatto una dichiarazione shock, attenzione, ha trovato il tempo di dedicarti delle parole. Avvisate il New York Times, perché Salvini ha fatto una dichiarazione shock, ha detto che per tutta l'estate mangerà i gelati della San Montana e della Samson. Sì, sì. Non mangerà il cornetto algida, ha detto. Mia madre dall'altra parte del vetro mi guarda e mi fa no, non si dice. Taco Bell quando hanno fatto, sai che Taco Bell si è schierata, non c'è avuto favore LGBT. Sì, ma lui si è offeso perché io ho fatto un dito medio, ma tu sai quante me ne ha detti. Salvini, no, mi ha dato del talebano, mi ha mandato a cagare alla cos'è che fanno loro a Pontida davanti a 300 miliardi di persone e si offende per un ditino medio. No, a me piace che sto rapporto comunque. E comunque volevo dirgli a Salvini che San Montana è 5 stelle San Montana, quindi forse non dovrebbe mangiare neanche San Montana. Allora tagliate tutto, perché qua prima di tutto ci fate incazzare il nostro sponsor che è l'Agida. Poi seconda cosa, gli avvocati della San
Montana ci fanno un culo così. Comunque, terza cosa, il cornetto agito è più buono. Bene, allora mettiamo un pezzo. Terza cosa, aspetta, per me è tutta promo. Cioè, Salvini può dire quello che vuole, però in realtà è il nostro dovere di cittadini, e di fede, è dovere intervenire quando qualcuno dice qualcosa di razzista, che va contro i principi proprio degli esseri umani. Qua è una mia esternazione. Ma a parte qui, dico, qua c'è un precedente, no, di tutto il tuo rapporto con le cose. Cioè, se qua ci siamo dimenticati, perché poi Salvini funziona in televisione e quindi diventa un personaggio che entra nelle case di tutti, ma se ci dimentichiamo che questo parlava di passare sopra della gente con la ruspa, e allora ragazzi ve lo ricorderemo noi. Forse per un solo po' quello, insomma. Sì, ma ti faccio un esempio fra i mille. Esatto. No? Vi voglio bene, un abbraccio a tutti, torniamo domani alle 18, ciao ciao, ciao, ciao.